Pyramid Azure activated. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella piramide. Siamo tornati con Cyberpunk 2077. Allora, qui abbiamo ancora qualcosina da fare, dato che siamo a dato che siamo a Kabuki, approfittiamone per fare alcune missioni secondarie. Uno tra questi è andare a recuperare un piccolo regalo che ci ha riservato T-Bug. Eccoci qua, il nostro regalo si trova qui. Buongiorno, è permesso? Mi manda T-Bug, ha detto che hai qualcosa per me. Sei V, giusto? Mi ha chiesto di darti un demone. Funziona con i deck di terza generazione. Glielo diciamo? Ho un Militech Paraline. Sono a posto. Non male. Per una principiante. A me dai della principianta? Ok. Non dico mai di no a un demone. Puoi testarlo subito. Ho un punto d'accesso. Se vuoi, ovvio. Potresti estrarre qualche software o sottoprogramma interessante. Vale la pena di tentare. Vediamo se hai ragione. Questo è il ping. Il demone. Ok, adesso lo dobbiamo equipaggiare. No, aspetta. Inventario. Cyberdeck. E ping. Perfetto. E ora vediamo un po' come funziona. Nice. Allora. Ecco fatto, ora va meglio. Qua da questa parte ci dovrebbe essere un contratto ora. Qua da questa parte ci dovrebbe chiamare ora Regina Jones per un contratto. Eccoti qua. Ok, a quanto pare abbiamo trovato l'ultimo sbirro onesto della città. Si chiama Anna Emil e non so su cosa stia indagando, ma si è fatta un sacco di nemici. Farebbe meglio ammollare l'osso, non so se mi spiego. Ok, senti, so che sembra brutto, ma qualcun altro avrebbe accettato questo lavoro se non l'avessi fatto io, no? Non so, forse possiamo ancora giocarcela bene. In ogni caso, allego le informazioni. Ok. Ai ai, sicario. Non è mai bello dover fare questo genere di contratti. Ma siccome il nostro bersaglio è un poliziotto, vediamo se riesco a convincerlo a parola. Quando è la prossima consegna? Qui intanto siamo in pieno territorio Tiger Claws, una gang di proprietà. Una gang che lavora a Night City e che ha controlli praticamente ovunque. Dai, non ce n'è bisogno. Mettici una compressa profumata per coprire. Ma che possiamo chiedere? 15% in meno o non compro nulla. E poi dicono che i nomadi sono ladri. D'accordo, d'accordo. Affare fatto. Fuori dai piedi. Ok. Kakugo wa dekiten daro ne. Oh, e calmati. Ok. Trovata.
Andiamo. Ehi, hai da cambiare un cento? No, non ho niente. Almeno abbiamo fatto tutto questo senza dover chiedere informazioni in giro. Nice. Vediamo cosa c'è qui dentro. La 203. Grazie. Coprispalla. Prendiamo tutto. Equipaggiare i gadget da combattimento. Assegna una granata allo slot rapido. Vabbè, ho capito. Vediamo che cosa troviamo qui. Connetti. Dammi tutto quello che hai. Muchas gracias. Vediamo un po'. Andiamo a guardare il registro dei clienti. Intanto colleghiamo la sorveglianza. File. Lista ospiti. Allora, 201. Manami Nose. Stanza 202, famiglia Wilson, coppia con bambino. 204, morto Nosson. 205, disponibile. 206, disponibile. 301, disponibile. 302, occupata, non disturbare. Va bene, lasciamoli alla loro intimità. Stanza 303, Anna, cognome non fornito, prenotazione per un mese, non disturbare. Almeno ora sappiamo che numero è la camera di Anna a Emil. Sfortunatamente non ho abbastanza punti abilità per quanto riguarda la capacità tecnica per poter usufruire e per poter entrare nella sua stanza. Quindi dovrò entrare dalla finestra. Per fortuna non è poi così lontana. Salve, come va? Prendiamo tutto. Permesso. Non è poi così tanto ben tenuto questa camera comunque, eh? Avrebbero potuto darci un'accoglienza migliore. Ma vabbè, ci accontentiamo. Almeno ci hanno fatto trovare il caffè. Vieni qua tu, fammi connettere. Grazie. Quanta bella robetta che c'è qui dentro. Prendi tutto. Ok. La stanza di Anna è al piano di sopra. Non dobbiamo fare altro che continuare a scalare. Ecco il bersaglio. Alt! Non muovere un cazzo di muscolo! Chi ti ha ingaggiato? Voglio un nome! Anna, lascia perdere l'indagine. È nel tuo interesse. È una minaccia? Ti ricordo che sei tu a essere sotto il mio fottuto tiro. Ehi, calma. Voglio solo aiutarti. Aiutarmi? Il mio impianto audio deve essere andato. Credo intendessi intimidire. Interrompi la tua indagine. Hai fatto incazzare la gente sbagliata. Quale gente? Dimmi quale cazzo di gente! I tuoi amici dell'NCPD ti hanno tradita. Maledetti! Lo sapevo, cazzo! Robert Kowalski e Bill Adams? Figli di puttana! Lascia perdere, non ne vale la pena.
Già, sai che ti dico? Non mi farò ammazzare per quegli stronzi. Fanculo a loro, a questo lavoro e a questa città. E ora che farai? E quindi, Anna, che farai ora? Oh, all'improvviso siamo grandi chum. Che cazzo te ne frega? Ho abbandonato il caso come volevi. Vuoi andare a fanculo, mercenaria? Scusami tanto se cercavo di essere amichevole. Credo che ci siamo già detti tutto. Dammi solo il tempo di prendere un po' di robette e me ne vado. Maglia militare da scava, per favore, questa te la lascio. Gli scav hanno sempre avuto un pessimo gusto nel vestire. Almeno questo bel contratto l'abbiamo fatto senza spargere sangue. Possiamo andare tranquilli. Vedete? Buona parte di questi contratti si possono risolvere tranquillamente così, alla vecchia maniera, con le parole. Nice. E siamo fuori. Io ci sono. Ah, tu ci sei? No, non ci sono, me ne sto andando. Perché non fai attenzione? Scusami. E abbiamo finito il contratto. Ci sai fare con le parole, Vi? Felice che sia andata nel migliore dei modi. Contratto chiuso. Sì, anch'io sono felice. Poi, vediamo un po'. Siamo a Kabuki, giusto? Quindi ci dovrebbe essere il primo dei combattimenti che dobbiamo fare. Sì, eccoti qua. Non è lontano, ci possiamo andare anche a piedi. Niente male comunque. Non mi stancherò mai di Night City. Ora siamo arrivati. Quasi. Andiamo a conoscere il nostro avversario. Il coach ha detto che non c'è lo spoiler, quindi mi dovrò aspettare di tutto. Speriamo che non sia qualcuno che abbia qualche impianto di ultima generazione installato. Salve. È inutile. So dove colpirò prima ancora di farlo. Sono qui per combattere. Chi di voi è il mio avversario? Io? Non mi aspettavo due avversari, ma non fa niente. Ok, chi è il primo? No, no, non hai capito. Sia quel corpo che questo, sono sempre io. Che significa? Vedo doppio? Prima ero due gemelli, come puoi intuire. I gemelli avevano un legame profondo, ma volevano essere ancora più uniti. Perciò hanno installato dei sincronizzatori d'oscillazione neurale. E ora sono... me. Una persona, due corpi. I miei due corpi fanno tutto insieme. Tutto. Ah. Me lo posso permettere? Va bene, ma alziamo la posta. Ah, va bene, ma alziamo la posta. Ok, nessun problema. Allora, possiamo iniziare? Iniziamo. Fammi vedere cosa sai fare. No, volevi? Allora, ti è venuto abbastanza? Basta! Basta! Mi arrendo! Haha!
Ora è via. E tu? Ne hai abbastanza come tuo fratello o ne vuoi ancora? Non è mio fratello. Sono io. Cristo, è così difficile da capire. Ok, rimettiamo le mani a posto. Ecco, la tua vincita. Un bel gruzzolo. Niente paura, c'è sempre il prossimo incontro. Vero? Smettila di parlare da solo. Ora, possiamo continuare a fare un giro per Night City. Ah, ecco il il collettivo Bartmos. Prima verrà la grande resa dei conti che aprirà le porte al futuro del mondo. Se lo dici tu. Collettivo Bartmos. Questo qua in futuro diventerà anche il nostro datore di lavoro. Considerando anche... Ah, ecco il coach Fried. Ho sentito che hai fatto il culo a quei gemelli schizzati. Ottimo lavoro, continua così. Grazie, coach. Ora, vi stavo dicendo, possiamo andare avanti così per... possiamo continuarci a farci un bel giro per Night City fino alle 18, oppure possiamo andare direttamente a Lizzie e andare avanti il tempo. Comunque, intanto chiamiamo la macchina. Eccoti qua. Ecco il Lizzie's. Siamo arrivati. Chiuso, ti pareva? Ma nessun problema, adesso ci pensiamo noi a farlo aprire. Ora è aperto. Usciamo. Ehi, bel faccino. Come va? Ti interessa una BD da sballo? Certo, ok. Aspetta, prima le regole della casa. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperta. Secondo te non lo so? La porta è aperta. Grazie. Divertiti, bambola. Benvenuta a Lizzie's. Grazie, ragazza. Ma che bel faccino che hai. Grazie, anche il tuo non è male. Le Mox. Ok. Andiamoci a fare un giro. Ho sentito che l'ha già mollata. Sai che sorpresa. Nice musica. Ehi, salve voi due. Ciao. Prendi qualcosa? Prima chiediamo agli edilizi. Per curiosità, il nome Lizzie's viene dalla sua proprietaria? Non esattamente. E non è una bella storia. Ora mi interessa ancora di più. Ai tempi la vera Lizzie gestiva uno strip club in questo locale, il Lizzie's Bar. Le ragazze erano pagate, assicurate e avevano una discreta sicurezza. Un buon locale. Finca? Lasciami indovinare. Non è durata? No, ci hanno pensato i Tiger Claws. Un Tiger pestò brutalmente una delle ragazze di Lizzie. Senza esitare, Lizzie gli sparò nelle palle. Il giorno dopo venne a trovarla l'intera gang.
Ellis fu spacciato. Ma alla fine i Tiger diedero il locale alle Mox, no? Più o meno. Le Mox fecero un patto con loro. Fortunatamente mantennero la calma e si riorganizzarono. Ora il capo è Susie Q, ma l'insegna è quella di una volta in segno di rispetto. E gli affari continuano a prosperare. Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui. Chi lo vuole sapere? Sono V. Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Beh, V, piacere. Io sono Matteo. Allora, Evelyn? Il club è grande. Guardati in giro. Non posso farlo per te. Tutto a posto, Matteo. La stavo aspettando. Evelyn Parker. Ho capito che eri appena hai messo piede qui dentro. Davvero? Farò il possibile per sistemare le cose. Senzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Perché siamo qui? C'è un motivo preciso? A dire il vero, questo posto non mi sembra proprio da te. Lo prendo come un complimento. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Va bene. Seguiamo Evelyn. Quindi... cosa può fare una ragazza arrapata come non me? Non c'è niente, davvero. Perché te? Non mi dici la verità? Te l'ho detto. Un po' pazzerello. Dex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Sono la migliore. Sono brava in quello che faccio e ho una squadra capace. Non ho mai fallito un lavoro. Ti rendi conto che qui non si tratta di svuotare data terminali di strada? Mi aspetto molto, molto di più. Sono la migliore e so quello che faccio. Dex è stato chiaro. È un lavoro ad alto rischio. A proposito, lavorate insieme da tanto, tu e Dex? No, abbiamo appena iniziato. Ho iniziato da poco a lavorare con lui. Dicono che esistano due tipi di fixer. Quelli che usano sempre le stesse squadre, con contratti lunghi e guinzaglio corto. Cercano soprattutto lealtà e prevedibilità. E poi c'è l'altro tipo. Quello di Dex. L'altro tipo? Avanti, di quello che vuoi dire. I cacciatori di teste non si fidano della gente, ma di qualcos'altro. Del loro intuito. Scommettono sul potenziale. E se sbagliano, diventa l'ultimo errore che fanno. Spero che l'intuito di Dex ci abbia visto giusto in questo caso. Ok, veniamo al punto. Che cosa hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con l'Arasaka. Il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. L'Arasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stata? Mai avuto l'occasione. Sai com'è? Non ho mai avuto l'occasione di farci un salto. Peccato. Servono cibo incredibile. Lo chef deve aver fatto un patto col diavolo. Dov'è nascosto esattamente il chip?
In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. Tu sei una di loro? Quindi non colpiamo la corporazione, ma Yorinobu Arasaka in persona. Yorinobu è una marionetta. Ha perso ogni privilegio anni fa, quando ha deluso suo padre. Saburo ha tenuto per le palle Yori per anni. E finirebbe per strappargliele se scoprisse che suo figlio non riga dritto di nuovo. Lo immagino. I pezzi grossi come Yorinobu hanno alle spalle un esercito. L'hotel sarà una cazzo di fortezza. Yorinobu non vuole nessuno intorno a sé. Niente guardie. Se n'è sbarazzato da un bel po' di tempo. E perché? Sai cosa dicono sull'intelligenza della Arasaka, no? Starnutisci a Night City e a Tokyo cade un petalo di ciliegio. Yorinobu era convinto che le sue guardie della Arasaka facessero rapporto a suo padre. Lo immagino. Anzi, ha tanto da ridire. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto, l'asso? O devo farti un bel disegnino? L'ho visto. Aspetta, la Netwatch è coinvolta? La Netwatch fornisce sicurezza a tutte le corporazioni e guadagna milioni per farlo. Ma di questi tempi, chiunque ha le mani in pasta. Non esistono santi. Per vincere, bisogna giocarsi tutto. E Yorinobu che cosa ci guadagna? Quindi Yorinobu cosa ci guadagna? Non è importante, concentrati sul biochip. Cosa hanno da offrirgli i guardiani e protettori del cyberspazio? Informazioni sui suoi nemici? Non ha alcuna importanza, perché tu farai in modo che la transazione non abbia luogo e che il chip arrivi a me. Ok. Bene, quindi niente sicurezza della Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Non ancora. Cos'altro sai su Yorinobu? Parecchie cose, in realtà. Ha studiato finanza e biotecnologia a Tokyo. Probabilmente non ha avuto molta scelta, a dire il vero. Saburo l'ha cresciuto come suo successore. Ma poi all'improvviso Yorinobu è sparito per inseguire i suoi sogni. Ha tagliato ogni legame con la corporazione per anni. Ora il figlior prodigo è tornato, ma il rancore resta. Ma questo è solo un aspetto di lui. Ce n'è un altro. Un uomo intelligente che ha sempre seguito la sua strada e ha i suoi piani per la corporazione. Capisco. Forse è solo un altro corporativo assetato di potere, come tanti altri. Ti sei mai chiesta come possa essere la vita del figlio di un imperatore? Hai tutto. Eppure non sei nessuno, non sei niente. Almeno finché resti nell'ombra di Saburo Arasaka. Lo compatisco. È una vulnerabilità che comprendo bene. E che intendi sfruttare appieno? Un'ultima cosa. I dati sul chip. Di che si tratta? Irrilevante, del tutto. Parliamo dei dati che Yorinobu ha rubato alla Arasaka. E che, come se non bastasse, vuole piazzare alla Netwatch. A me non sembra così irrilevante.
Ascoltavi, il Relic è un problema mio. Tu pensa solo a guadagnarti la paga. Occupati del lavoro e io riempio per bene il tuo conto in banca. Ok, e ora? Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi.